Sempre nell'ambito del Festival Bellezze Interiori abbiamo visto dei giardini spettacolari, ma vi faremo vedere anche degli spazi spettacolari e molto molto particolari. Allora, Claudia oggi appunto ci ha fatto vedere prima il giardino, adesso ci siamo soffermati qui nel cortile di Via Volta 24, perché? Perché c'è un'altra parte che potrete visitare sempre nella 2 giorni del festival. Vi mostro un Prego, piccolo Claudia. assaggio. Ci troviamo al WIP che Francesco Pusterla vi spiegherà meglio. Benissimo, allora Francesco, Ciao grazie, Jacopo. buongiorno. Ciao Allora, Jacopo. Claudia ci ha detto che è un mondo magico questo qua, Sì, e sì, in sì. effetti, scusami, io Sì, vedo. quella non è magia, È Johnny, realtà. è realtà, è tecnologia. È tecnologia. No, Cosa c'è, Francesco, allora qui? allora, Sempre dopo aver visto il giardino, cosa esatto. farete vedere? Sì, praticamente in queste mura di questo palazzo storico abbiamo creato uno spazio di coworking che però vuole essere un po' diverso dal solito coworking, è uno spazio indirizzato a appunto persone creative nell'ambito del design, dell'arte, dell'architettura. E praticamente per questo weekend, oltre ad aprire lo spazio, che è la prima volta che apriamo al pubblico, faremo una mostra di lavori di questa artista francese Marie Juliet, che verranno tutti prodotti da questo nostro coworker che è appena stato acquisito, che si chiama Scribit, ed è un robot che è una stampante da Esatto, muro. bravo, infatti mi hai rubato le parole, è una stampante da muro, io è la Esattamente. prima volta che la vedo, Praticamente ammetto. adesso si muoverà sulle pareti di questa stanza che abbiamo chiamato Hyper Room, perché è un po' come gli hyperlink del web, ci collegherà a un lavoro anche poi tramite dei QR code che disegnerà sulla parete con il quale potrete collegarvi al lavoro digitale Ma potrà dell'artista. disegnare qualsivoglia cosa? Qualunque cosa, sì, infatti questi disegni ci sono stati inviati da Marine, lei è adesso a Bruxelles. Li ha inviati, adesso queste sono delle prove, poi durante le 2 giornate il robot disegnerà e cancellerà i disegni, quindi sarà un lavoro continuo Ma veramente sempre in io credo che ne processo. valga la pena. Allora, invitiamo i nostri telespettatori, se verranno qui in Via Volta, c'è un meraviglioso giardino, ma c'è anche questa chicca Esatto, tecnologica. se ci piace un po' nascondere le nuove tecnologie dentro gli spazi storici e fare un po' questo contrasto, no? E poi appunto ci sono le altre sale dei coworking dove potrete visitare appunto la prima volta che lo apriamo al pubblico perché in questi mesi è stato un po' difficile fare eventi di E questo quindi un'altra tipo. delle novità di questo festival. Beh, Esattamente. complimenti ragazzi. Insomma, Grazie, continuiamo a grazie. sprecarci di complimenti, ma veramente questa cosa che ci hai fatto vedere oggi, Claudia, è un'assoluta novità. Sì. Affascinante, ragazzi, io resterei qua. Ma che È roba! quasi È ipnotico. quasi ipnotico, brava, è quasi ipnotico, ha ragione, È un po' Claudia. lento, ma è quello il suo fascino, quindi se state qua un po' o se passate più volte vedrete i disegni. Allora, sabato e domenica Francesco vi aspetta Vi in Via aspetto. Volta. Ciao.